Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi vi faccio un secondo video sull'impianto fotovoltaico Fai da te by Fox Tech Channel. Ragazzi, questa ragazzi è la mia maglietta ufficiale, vediamo se riesco a fartela vedere. L'hai già vista nei passati video, ma comunque ragazzi, questo è oggi l'impianto. Ho fatto qualche altra piccola modifica, miglioria, che ora ti illustrerò e ti farò vedere qualche chiccheria in più. Allora ragazzi, qui sotto sempre e comunque abbiamo il pacco batterie, ok? Pacco batterie LiFePO 4 15 kWh, una bomba ragazzi, bellissimo, potentissimo. E bilanciatore attivo più BMS da 150 ampere, trovi già sul canale la recensione. Qui abbiamo i due fusibili, lì ci sono i fusibiletti da 120 ampere, guarda, eccoli lì, fusibili da 120. Andiamo a salire, tutto bello nascosto. Abbiamo i sezionatori o magnetotermici da 125 ampere e abbiamo inverter 1, inverter 2, ok? Inverter 1, inverter 2, entrambi oggi sono connessi alla batteria tramite questa unica BMS da 150 ampere, Bluetooth per la connessione con lo smartphone, a breve upgrade con il monitor touch. Qui c'è la batteria completa, tutta cablata. Ragazzi, lavoro fatto davvero a modino, ordinatissima, niente fili in più, niente grovigli, tutto bello, tutto perfetto. In questo momento il bilanciatore attivo è spento perché le celle sono bilanciate ragazzi alla quasi perfezione e la ricarica è anche disattivata. Ti faccio vedere, qui abbiamo il comparto, diciamo, tecnico, ecco, ciabatta tecnica dove io vado a cablare o connettere gli elettroutensili quando mi serve fare per esempio qualche foro per i tasselli o il computer portatile per interfacciare la BMS con tutto l'impianto o anche collegare il portatile agli inverter, perché sì ragazzi, hanno anche l'interfaccia tramite computer portatile. In futuro forse vedremo anche questo. Qui abbiamo il quadretto di uscita. Questo è un quadretto monofase ovviamente, e con tutte le uscite, tutto ciò che esce dagli inverter 230 volt entra qui e abbiamo due magnetotermici, inverter 1, inverter 2. Io da qui posso staccare eventualmente l'uscita di ogni inverter e qui già puoi capire la complessità ragazzi di questo impianto. Non è uno di quegli impianti fatti alla stretto con quattro componenti per risparmiare. Ragazzi, io qua ci ho messo tutto ciò che serve, non badando a spese. Questi due vanno su questo. Questo è il magnetotermico generale che mi fa il parallelo, perché ragazzi gli inverter in uscita sono in parallelo, ma già lo sapete, e questo è compito del nostro C40 che ci mette in parallelo 1 e 2 che sono le uscite dei due inverter. Da qui in poi gli inverter saranno parallelati. Queste uscite parallelate diventeranno un solo cavo bello grosso che andrà nelle 1, 2, 3 linee
Queste sono linee appartamento, linea cucina, dove c'è anche il piano induzione, dove c'è il forno, eccetera, eccetera, e linea bunker o garage. Tutto, ragazzi, suddiviso e opportunamente dimensionato, ragazzi. Qui abbiamo il quadretto di Reve, cioè da qui mi arriva l'alimentazione dal mio contatore, ok? Perché io in questo momento ho un contatore normalissimo con contratto 3 kW. Prossimamente andrò ad abbassare la potenza di questo contatore a 1,5 kW. Perché, ragazzi, avendo i pannelli, avendo le batterie, producendomi la mia energia, il contatore mi servirà sempre se lo voglio tenere come scialuppa di salvataggio, ok? Solo quando eventualmente fuori non c'è sole, le batterie sono scariche, io ho necessità di energia elettrica. Perciò per il momento la lasciamo come ancora di salvataggio. Però ci facciamo abbassare il contratto così da risparmiare ancora di più. E abbiamo 1-2 magnetotermici C16, un contachilowattora, voltmetro, amperometro, e poi abbiamo 2 scaricatori, ok, che mi proteggono la linea d'ingresso. In più, nei due lati abbiamo le antenne per i vari inverter. Inverter 1 abbiamo detto questo, inverter 2 abbiamo detto questo, e relativamente antenna 2, antenna 1, ok. Poi, ragazzi, abbiamo questo è il mio quadro dove vado a vedere in tempo reale i vari consumi, assorbimenti e dati delle mie tre linee principali. Come abbiamo detto prima, appartamento, nuova cucina, dove ho tutto, piano induzione, forno, frigo, aria condizionata più grossa, tutto su questo impianto. E poi c'è garage o bunker di Fox, ragazzi. Tutto ovviamente è cablato con quella cassetta che abbiamo visto prima, con queste uscite. Se io vado a interrompere, staccare i differenziali che abbiamo qui, ragazzi, io chiuderò energia nei tre impianti principali. Volevo sottolineare che io in questi impianti, ragazzi, ho utilizzato solo ed esclusivamente cavi di buona qualità, sezioni di eccezionale qualità. Parliamo di 6 mm come cavetteria, 4 mm, ragazzi. Cioè, io ho visto impianti solari fotovoltaici con cavi da 2,5, con cavi da 1,5, ragazzi, che fanno paura vedere certi impianti di potenza con questi cavi. Poi avvenuto questo veloce, questo è il quadro di campo, non ancora connesso perché ovviamente ancora mancano i pannelli installati. Però ti faccio vedere i fusibili, scaricatori, e poi abbiamo i sezionatori. Sezionatore 1, stringa 1, inverter 1 e stringa 2 e inverter 2. Anche se questo, ragazzi, per giusta teoria dobbiamo metterlo qui, stringa 2, inverter 2 e stringa 1, inverter 1, così da mantenere le posizioni, ok, uguali. Ora ti faccio capire anche cosa sto facendo. Stringa 2, inverter 2, ok? Aspetta che mi posiziono bene, perfetto. Stringa 1, inverter 1, ok? Così facendo tutto a destra 1, tutto a sinistra 2. Niente, ragazzi, l'impianto comunque piano piano prosegue. Prossimo step è andare a sistemare i pannelli solari al suo posto. La struttura, per la struttura sto ancora valutando la migliore scelta, la migliore soluzione,
poi andrò a passare tutta la gavetteria e entrerà qui, da qui uscirà, entrerà nei miei inverter parallelati, ibridi, e ragazzi andremo ufficialmente a produrre energia verde, energia elettrica gratuita. Accumuleremo nella batteria, che in questo momento ragazzi è una sola batteria, ma presto, se tutto va bene, arriveranno nuove, nuovissime novità per il comparto batteria. Ragazzi, per questo video è tutto, ti ho fatto una panoramica generale dell'impianto, spero ti sia piaciuto. Se questi video ti piacciono, se questi progetti ti interessano, iscriviti al canale, lasciami un bel like, un bel commento. Se sei interessato a questi impianti, ai pannelli, ai componenti, vuoi costruirti tu un impianto solare fotovoltaico, puoi senza problema contattarmi, io sono un consulente energetico, posso seguirti nella tua installazione, posso seguirti nell'acquisto della materia prima, dei pannelli, posso farti avere ottimi sconti dagli sponsor. Sotto trovi la mail. Ciao ragazzi, al prossimo video.